Grazie Presidente. Le prime parole le riservo all'assessore. Assessore, ma come ci permettiamo qui di presentare degli atti in cui c'è scritto che abbiamo dei fondi a disposizione, che abbiamo programmato bene, che non siamo stati esagerati nel prevedere, per esempio, i dividendi di Acea? Qualcuno dice che non sappiamo programmare, poi alla fine i dividendi ci permettono addirittura dei margini di manovra per fare delle cose strane, tipo finanziare gli arredi delle aule delle scuole, tipo ristrutturare le aule, insomma fare una serie di cose che normalmente, se non ricordo male, non venivano fatte e invece venivano aumentati. Quando siamo arrivati l'anno scorso, assessore, lei ancora collaborava probabilmente nello Stato, non era ancora assessore. Io ricordo che nell'assestamento trovammo una situazione che ci aveva costretti ad avere non 39 milioni di saldi di finanza in positivo, bensì credo 1.200.000 euro. Questo con il carico di debiti fuori bilancio che avevamo allora e non quello che abbiamo oggi, grazie alle operazioni fatte alla fine del 2016, quando abbiamo pagato a ditte e privati cittadini circa 96-98 milioni di debiti e poi successivamente anche nella prima parte dell'anno aumentando ulteriormente questa quota. È indubbio che oggi ci troviamo in una situazione di dei conti nettamente differente. Che cosa dire? Ho sentito che lei dovrebbe dare spiegazioni, ma io ricordo che in circa un'ora di intervento nella Commissione venerdì scorso ha ampiamente spiegato il contenuto di questa delibera. Trovare la possibilità di dare ai nostri municipi, ai nostri territori, abbiamo sempre parlato di decentramento, ci siamo riempiti la bocca nel passato col decentramento amministrativo e in questa delibera pensiamo bene addirittura di dare fiducia ai nostri municipi nel poter spendere dei fondi che inizialmente erano assegnati ai dipartimenti. Ma questo evidentemente deriva anche da un buon governo municipale, perché Roma Capitale non è solo l'amministrazione centrale. Roma Capitale è anche la declinazione territoriale sui 15 municipi, per cui evidentemente anche su questo stiamo portando avanti una politica saggia e sana, direi, oserei definirla. E poi il valore politico degli interventi, perché è vero, Presidente, se posso, non riesco nemmeno a parlare, c'è troppo brusio in aula, mi perdoni, ma. Ha ragione, consigliere. Allora, al prossimo intervento devo far liberare l'aula. Grazie, Consigliere Politi, Presidente. se vede, sarà la sesta volta e chiedo cortesemente, lo faccio anche stavolta, di fare silenzio. Giustamente i consiglieri vorrebbero intervenire e gli altri ascoltarlo. Grazie. Grazie, Presidente. Non era ovviamente mia intenzione rivendicare un diritto normale, quello di poter esprimere poi quello che si pensa, che piaccia o meno a tutti. Dunque, dicevo, il valore politico, perché da una parte abbiamo dato che si possono anche trovare le risorse per poter fare delle cose e dall'altra poi come si spendono. Lo abbiamo sempre detto, per noi ci sono delle priorità, i servizi sociali, le scuole sono fra queste priorità e questa variazione va molto nella direzione che mira a supportare determinati servizi. Se non è stato chiaro, lo ribadiamo ancora, il discorso sugli AEC è un punto fondamentale della nostra azione politica. È stata fatta un'operazione estremamente democratica, vale a dire sono stati equiparati, o è meglio, saranno date le risorse ai municipi per poter equiparare i livelli di servizio
medi e per garantire un livello di servizio medio, quindi di ore erogate in tutti i municipi, a prescindere da quella che è la situazione attuale. Oggi abbiamo dei municipi che sono abbastanza al di sopra di questa media, credo sia intorno alle 13 ore e mezza per la disabilità grave, e altri che invece sono molto al di sotto. È stata fatta un'operazione per portare almeno all'attuale media tutti i municipi. Credo che sia un'operazione più che saggia. Il punto sullo strumento, l'abbiamo già detto. Le cose si fanno in base e gli strumenti si utilizzano in base a quello che prevede la legge. Il TUEL è una legge. L'articolo 42,4 del TUEL prevede che la Giunta possa assumere per motivi legati all'urgenza, e qui ci sono, perché vi ricordo che prima si danno i fondi ai dipartimenti e ai municipi per poterli spendere, e maggiore è la possibilità che questi fondi vengano impiegati e spesi entro la fine dell'anno, come ci impone la contabilità armonizzata. Per cui credo che l'utilizzo dello strumento anche in questo caso sia stato assolutamente opportuno e da considerare legittimo, fermo restando che, come ho già detto, è regolato da una legge dello Stato. Io non credo di dover aggiungere molto, se non il fatto che le cose e gli interventi si fanno quando servono, non quando semplicemente il calendario contabile impone a breve scadenza un momento importante come quello dell'assestamento di bilancio. Ci aspettiamo ovviamente che anche nell'assestamento di bilancio, come ha già ribadito l'assessore, si vada e si continui ad andare in questa direzione, che è una direzione di risanamento, è una direzione che prevede di spendere bene e meglio le risorse che abbiamo a disposizione e soprattutto di offrire ai cittadini dei servizi degni di questo nome. Grazie. Thank you.